Amici, bentornati sul canale Novinegiri Elaborazioni Autosportive. Ci troviamo qui in officina da noi. Vi descriviamo il lavoro che abbiamo fatto su questa Audi A1, la 30 TFSI, che potrebbe sembrare un 3000, ma invece è un 1000, tre cilindri. Sono motori di ultima generazione che sviluppano comunque, pur partendo da una cubatura veramente molto piccola, questa qua parte con 110 cavalli. Quindi devo dire, nonostante tante critiche voi facciate a questo tipo di motori, sono motori ad altissima efficienza. Quindi a livello tecnico hanno fatto veramente un ottimo lavoro, che poi, ripeto, la rumorosità piuttosto che altre cose non siano come quelle dei tempi d'oro, questo sono perfettamente d'accordo con voi. Però tant'è che adesso quasi tutte le case utilizzano questa, diciamo, questa frammentazione, per cui al posto del 4 sono passati al 3 cilindri, hanno aumentato considerevolmente le prestazioni, che bene o male qualunque casa ha questo genere di impostazione. Come dicevo all'inizio, questi motori qua, una delle pecche di questi motori è proprio la rumorosità del 3 cilindri, che non è proprio un bel sound, perché è un po', come dice, lo descriviamo noi, un po' da trattorino, diciamo. Quindi una delle richieste che riceviamo più frequentemente per tutti coloro che hanno questo genere di motore è quello di migliorare il sound. Quindi in questo caso abbiamo selezionato Super Sprint come, anche perché era l'unico che su questo tipo di motore faceva un impianto specifico. Quindi su Super Sprint abbiamo montato il tubo centrale diretto, che è questo, si vede dall'etichetta. Qua va a eliminare quello che è la pancia centrale, che voi vedete qua. Questo è il centrale, diciamo, di serie, con il barilotto, che rispetto al tutto tubo comunque fonoassorbe in maniera, diciamo, notevole. Al di là di quello che è il centrale, questo è il terminale, quindi come vedete anche in questo caso una volumetria considerevole rispetto a quello che è il terminale della Super Sprint omologato. Questo è un terminale omologato, qua ci sono tutte le specifiche per l'omologazione. Ovviamente, essendo omologato, deve rimanere dentro i limiti di rumorosità di legge, che ricordiamo sono 74 decibel. Per il resto, diciamo, esteticamente, rispetto a quello di serie che usciva con un tubo addirittura neanche esterno, ma era un tubo che dava lo scarico verso il basso, abbiamo asolato leggermente quello che è la bandella, perché prima appunto lo scarico finiva in questo punto, quindi la bandella non aveva senso che fosse sagomata. Quindi abbiamo sagomato quella che è la bandella per poter far uscire i due tubi da 90 dritti, anche in questo caso scalati, che è una delle cose particolari. Sono i dettagli quelli che fanno la differenza tra un lavoro fatto bene e un lavoro fatto male, o meglio, in questo caso uno scarico fatto bene e uno scarico fatto male. Come vedete, sono tagliati a 30 gradi in maniera tale da seguire la curvatura della parte posteriore, ma addirittura scalati per seguire invece la curvatura laterale. Quindi questo salto di diametro è voluto per cercare di seguire questa linea e rendere un lavoro a questo punto molto più appagante da un punto di vista estetico. Quindi direi che questo genere di lavoro, anche se piccolo nel suo insieme, è un lavoro che per noi è abbastanza di routine. Devo dire che era una delle prime cose da mettere a posto su una macchina del genere, perché, ripeto, il 3 cilindri va benissimo l'emissione, antinquinamento, quello che vogliamo, però il discorso del sound è veramente, al di là del fatto che non si sente da nuovo, ma se noi avessimo fatto uno scarico diretto su questa macchina, suonava come un trattorino falciaerba. Quindi o lo metti a posto da un punto di vista tecnico, di flussi e quant'altro, e la Super Sprint in questo senso, devo dire che, così come Ragaz, sono altri nostri fornitori, sono molto bravi a, diciamo, a sviluppare tecnicamente ogni singolo pezzo. Devo dire che in questo specifico caso hanno risolto un problema di base superiore rispetto a quello che altri clienti ci chiedono, che è solo una questione di dire voglio un pochino più di rumore. Qua c'è da fare un pochino più di rumore
e da correggere anche un discorso, diciamo, tecnico legato appunto alla frammentazione del motore. Io direi che anche per questa Audi A1 è tutto. Per qualunque genere di informazione, come dico sempre, chiamatemi in sede quando volete, io sono disponibile anche per semplici consigli e semplici informazioni. Cliccate in basso a destra sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Thank you.